quindi così. Io invece sarò vittima dei miei pregiudizi, ma sa, entrare in una città e leggere il cartello "città a favore della vita", beh, non solo non mi rassicura, ma mi preoccupa anche un po'. Mi suona come un'escusatio non petita. Escusatio che? Sarebbe latino. Il latino del quadratino? Ecco, si chiederà il viandante, viandante che va per via. Come mai, si chiederà il viandante che passa sotto quel cartello, le autorità cittadine si sentono in dovere di sottolineare questa loro ovvia predilezione per la vita? Vogliono forse rassicurare i turisti? O forse vogliono nascondere una micidiale realtà? Non sarà che nottetempo Capuleti e Montecchi si infilzano ancora più di spada? O forse quando lo stadio è chiuso i tifosi tatuati e rapati dell'Hellas mettono in pratica i loro slogan, il più affabile dei quali è "devi morire"? Ma dai, non sia così pessimista. Verona è una città bellissima. È la città dell'amore, della felicità. Dell'amore, dice. Lo scorso autunno hanno cosparso di benzina la casa di due gay che vivono insieme perché si amano, appunto. Però... è la storia di Romeo e della sua amata? Beh, finta la tomba, finta la storia, finto il balcone, tutto finto. Ma ci sono milioni di turisti stranieri, e veri al 100%, che vengono qui ogni anno per mettere la mano sulla tetta di Giulietta. I turisti sono veri finché spendono. E allora noi siamo a favore della vita, della felicità, certo, la felicità di Contaschetti. Ma guardi che tutto ha il suo prezzo, cosa crede? Mi scusi, ma lei in che mondo vive? Io, da giovane, mi sarebbe piaciuto vivere in un mondo ideale, di giustizia, di gratuità. Ecco, sì, mi piaceva la parola gratuità. Del resto, sa, l'ho praticato qualche volta l'esproprio proletario. Anche chiamato furto, giusto? Beh, adesso. Un libro ogni tanto, un maglioncino indossato velocemente sopra il mio, sì. Cosa vuole che sia. Però adesso, adesso mi sembra proprio di vivere in un altro pianeta. Si eliminano i portici, le panchine, che a nessuno venga in mente di sedersi gratis. L'acqua la paghiamo già, fra un po' pagheremo l'aria sporca che respiriamo. Vabbè, pensi che io devo pagare per la cacca del mio cane, che è un bassotto nano. Lo sa che il palazzo dove c'era la mia scuola il Dorne a Pindemonte è stato donato gratis dalla signora Felicità Bevilacqua? Felicità? Signorina Felicità, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa e nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora. Ma cosa fa la fua? È di Cozzano, vero? La prof ce l'ha fatta imparare a memoria. La dobbiamo portare agli esami? Me ne compiaccio. La sua insegnante ha tutto il mio applauso. Continui lei allora. Ma guardi che ne sappiamo solo una strofa, mica tutta. Ah, ecco, mi sembrava. E qual è la sua? Quella del caffè. Signorina Felicità, è il tuo giorno. A quest'ora che fai? Tosti il caffè? E il buon aroma si diffonde intorno? O cucini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno, e l'avvocato è qui che pensa a te. Dolce la tua casa, quella grande pace settembrina. Bell'edificio, triste, inabitato, grate panciute, logore contorte, silenzio, fuga dalle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato. Amen. Ecco, vede, volevo dire che è anche desolato il nostro edificio, non stanze morte. Nella mia scuola, nel palazzo Bevilacqua, ci vivono felici e contenti 700 erotti studenti la mattina e credo almeno 200 la sera. Penso l'arredo, che malinconia. Penso l'arredo squallido e severo. Beh, vabbè, quello forse un po' sì, cioè ci sono foto e quadri dell'Ottocento, armadi con dentro oggetti strani, scheletri impolverati e uccelli impagliati. L'atrio, poi beh, non so come sia successo, ma l'hanno tinteggiato di un color rosa mutanda.
per far pandan con azzurro di un azzurro listoviglie. Il colore delle iridi sincere, cioè degli occhi della signorina Felicita, la protagonista della poesia che dovete portare agli esami. Dalla foto che c'è a scuola non sembra che ha gli occhi azzurri. Che abbia. Congiuntivo, ragazzo maturando. Vabbè, dove sarebbe sto palazzo? È in corso Cavour. La facciata è strabella. Il cortile è un monumento. Si fermano persino i turisti. Sopra c'è una galleria affrescata dove vanno i genitori ai colloqui, noi studenti mai però. E un tempo ci stava una delle prime raccolte d'arte della città. Beh, ne sa di cose lo studente del Pindemonte, non è tutto perduto, cara mia. No, è che abbiamo appena festeggiato i 150 anni della scuola, allora i prof ci hanno raccontato un po' di robe e hanno stampato anche un libro. Vabbè, qualcuno l'avrà pur letto, no? Volevo dire che presto, cioè la scuola è moderna, abbiamo anche le rim. Le rim? Le rim, le lavagne luminose dove si possono vedere i film. Ah, quindi voi la matematica, l'economia, la fate guardando i film? No, ma va, sulle rim si possono fare gli esercizi, la matematica, l'economia aziendale, quelle cose lì. Comunque tutto è partito dalla signora Felicità. Felicità. Felicità che ci ha lasciato il palazzo nel testamento. Vede, il ragazzo vuol dire che c'è ancora la sua beneamata gratuità. L'hanno scritto anche in una lapide nel cortile. E com'era questa signora Felicità? Felicità, no. Bella? Sei quasi brutta, priva di lusinghe nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e tegolina? Ma i bei capelli di color di sole? Mi son bene fatta la tinta. Fanno il tipo di beltà fiamminga. Vabbè, grazie. Verona, stazione di Verona. Beh, l'ho da dire che qua, di tutti quei che gli attaccavia,
Era l'essere sacro la più carina. Ma io ho bisogno di parlare coi vivi. Di qui passa tanta gente, ma nessuno mi guarda davvero. Lei almeno ogni tanto mi toglie la polvere di dosso. La mia scusa, avrei buttato in faccia. Mi piaceva la sua canzone. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Mi ricorda il mio povero Peppino. Ero somoroso. Per 13 lunghissimi anni. L'ho conosciuto a Firenze. Facevo quel viaggio, quel tour per le capitali italiane con la mia famiglia. Si usava molto, sa? Beh, si sarà causà, ma non credono tutte le famiglie. Da noi altri al massimo si faceva il giro delle isole. Isola Rissa, Isola della Scala, Isola Alta del Pegaso. Ha ragione, non in tutte. In quelle aristocratiche come la mia. Ero giovanissima allora, 23 anni si figuri, fu al ricevimento di Isabella Rossellini Fantastici. Di maggio, quando la primavera ispira più tenerezza nell'animo. Me la figuro benissimo, una bella tosetta, con le cotole di raso fili, come quelle che passano da qua la mattina, fresche come le rose, ma con le braghe sbraghe. Ma che parvelo era! E poi, sta manina della magressa, ma io quando le fai anche quella si ho. E infatti ogni tanto è qualche duro che volta via. Tira invece la mia parola senza carne. Eppure, sa, avevo di quelle preoccupazioni. Certe notti non chiudevo occhio pensando al mio Peppino. Guarda, questo Peppino. La me diga, la me versa al soccorso. Quando mi addormentavo un momento, sognavo. Tu, amor mio, ferito, e io che mi lanciavo per salvarti col mio petto. Ma era troppo tardi, avevi già ricevuto il colpo e il sangue grondava. Maria morta le sette piaghe, un solo compagno bisognerà analizzarlo, Sara. La vana da psichiatra. In quel momento mi svegliavo piangendo e tutta tramortita andavo dalla mamma, che restava sorpresa del mio pallore. Ma te credo? Non le raccontavo granché, era malata. Temeva ogni cosa la potesse minimamente inquietare e si era spaventata della gelosia del mio Peppino. Bel morosetto che te l'avevi, però era geloso. Peppino mio mi aveva giurato che di quelle scene lì non ne avrebbe fatte mai più. Anzi, sarebbe stato sempre di buon umore e l'avrebbe tenuta serena e tranquilla. Ornella, vieni qua che vuoi la carta per le fotocopie. Arrivo! E ne parliamo dopo, Felicità. Ma che mira, so differente. Che da morosi, i fa le sceneggiate. E da sposi, i passa la ruota e pacche. Arrivo! Ma non il mio Peppino. Mio quell'angelo. Mio l'eroe che tutti ammirano. Il liberatore del suo paese. L'iniziatore dell'indipendenza d'Italia. Vorrei essere la più bella, la più amabile, la più divina delle donne per essere più degna di te. Di me? Ma no, sciocchina, del mio Peppino. Ah, e chi sarebbe sto Peppino? Il preside? Sto appunto cercando il suo ufficio, sono una supplente. Peppino era Giuseppe Lamasa, un patriota garibaldino ricercato dalle pulizie di mezza Europa. Uno dei mille. Un terrorista. Ma cosa dice? Ma l'ha detto lei che lo cercava la polizia. Certo che sì. Lui nel Lombardo Veneto non poteva certo venire. Era per lo più nascosto tra Genova e Torino. Pensi che gli dovevo scrivere sotto falso nome. Cioè le lettere le indirizzava una certa Mademoiselle Melanie. Assente. Una tale Esther Spencer. Assente pure lei. E tutti a casa mi raccomandavano che scrivessi poco e con molta cautela. Prudenza, Titi, prudenza. Era orribile dover scrivere fredde parole anonime, perché c'era la censura. Che storia però! Me la immaginavo sempre la scena con imbarazzo e rossore. Un severo commissario che legge le nostre espressioni d'amore, se ne fa beffe e le racconta a tutti quanti. Avrei voluto piuttosto essere sottoterra. È proprio vero. Il passato è una terra straniera. Chiedevo al mio Peppino di mandarmi solo i tagli di giornale. Ma dai! Le buste voluminose venivano sequestrate. Guardi che gli arresti per frivolità erano continui e la polizia si era messa in mente che io inviassi denaro agli esuli.
Ed era vero. E lei? Chi sareste? Io sono la nuova studente di economia aziendale. Il preside del SUP aspetta di riceverla e lei fa che... Scusi, è la prima supplenza che faccio qui. Veramente è la prima supplenza che faccio in vita mia. Mi aiuti? Ma è la stala, la felicità qua, la sua del ritratto, fa che perda tempo. La lana bato, la cara, fa tanto di quel buon tempo. La venia con me, la se falsa coraio, che il preside non è mai a mia. Guardi che questa è una scuola pubblica italiana, non un plotone di esecuzione austriaco, su via! Calma signorino, casca il quadro! Neanche qui si può stare in pace! Ma che succede? La prego, ci mancano solo i quadri a farsi gli affari degli altri! Se per quello io odio gli indifferenti, credo che vivere voglia dire essere partigiani. Non si può essere estranei alla città. Chi vive davvero non può che essere cittadino e partigiare. Indifferenza è vigliaccheria, non è vita. Io lo vado a dire ai figlietti della mia classe. Che sarebbero? Il branco del capetto di turno, il più stronzo di tutti. Udeletto! La prego, anche lei, vuole essere partigiana? Vuole partecipare? Non si scandalizzi per una parolaccia. Non sia così rude, non mostri la sua rabbia. E il modo ancora m'offende. Si ricorda chi scrisse queste parole? Baglioni! No, non lo so e non voglio saperlo. Dante Alighieri, mio caro, spero che si studi ancora. L'Alighieri le suggerirebbe di cambiare, ma non tutto, solo lo stile, il modo. Il modo? Il mio modo è di chi non può comprarsi né l'ultimo iPhone né le Nike, capisce? Sono perdente in partenza. Scusi, avrei bisogno di qualche chiarimento. Nike, cosa sarebbero di grazia? Scarpe. Scarpe? Sì, gliele farei mangiare quelle merde. Ella! Se riuscissi a comprarmele. Su, su, ragazzo mio, si rilassi. Sapesse quante cattiverie dicevano sul mio conto. Non bisogna ascoltare le sciocche ciarle della società. Non bisogna dar corpo alle ombre. Abbiamo tante sventure reali che ci straziano l'esistenza. Ma non sono ombre, signorina partigiana. Sono corpi reali e ben vestiti che si riconoscono da lontano, si annusano e fanno muro. Ehi, non faccia muro con me, che a muro sono appesa. Faccia piuttosto un bel respiro. Chiuda gli occhi e pensi a cose belle. Ha pensato? La pensione. No. Vuole che le descriva le mie? Scarpe? Ma no, sciocchino, le mie cose belle. Vada, tanto là dentro non ci torno. Cosa c'è? C'è un problema. E te pareva, ogni volta che arrivo c'è un problema. Ma perché mi hanno dato da coordinare una prima? Chi è stata quella mente geniale che ha scelto me? Qual è il problema di oggi, ragazzi? Sentiamo. Il professor Bonapati ti ha dato una nota. Un sol? No, una nota sul registro. E ha fatto bene, ma profe... Sì, lo so, un po' verboso. Nonostante le continue sollecitazioni del docente a portare il libro di testo, gli alunni manifestano grave menefreghismo, pregiudicando il loro processo di apprendimento. No, prof, stavolta avevamo il libro. Non sarà mica. Durante il compito fa suonare la sveglia creando scompiglio generale? Neanche. E allora non può essere che una cosa, il cellulare. Sì. E sì che lo sapevano che è contro il regolamento. Guarda, non mi fa né caldo né freddo. Allora si dice tiepido. Ma guarda, ti ho parlato! Se ancora non ho l'Alzheimer, direi lei. Piacere, Felicità, bevi l'acqua. Buongiorno. Molto lieta. Allora, come mi suggerisci la qui appesa nostra benefattrice, il regolamento mi fa tiepido. Potrebbe anche non esserci regolamento, chissene. Se le leggi servono solo a far paura, sono già fallite in partenza. Voi non dovete usare il cellulare, perché, ve l'ho spiegato, diventa una dipendenza. E come tutte le dipendenze vi toglie la libertà per la quale tanto lottò il mio adorato Peppino, ma anche mio fratello Girolamo, morto a Pastrengo nel 1848, prima guerra di indipendenza, il quale lasciò scritto: il vedere la truppa bellissima, quelle fisionomie di ufficiali,
vive ed espressive. Quegli italiani, insomma, invece dei barbari oppressori, mi fece un'impressione non descrivibile. Mi sentii capace di rinunciare a titoli e onori. Italia, fa degno di te il mio cuore. Saprò rinunciare, per la tua santa e grande causa, ad ogni idea troppo egoistica, per il bene mio e della mia casa. Beh, verbo sento anche il fratello. Non è che bevi l'acqua, buona pace, magari eravate parenti? Gli scusi, benefattrice, sono la generazione del terzo millennio. Mi stupiscono invece quelle parole. Praticamente suo fratello, in nome di un'Italia libera dagli austriaci, era disposto a perdere i vantaggi della sua casata nobiliare. Preferiva un'Italia anche libera dai privilegi. Tanto di cappello. Inchinarsi! Ma magari alla signorina Felicità piacerebbe la canzone quella che lei ci ha fatto imparare, di Lorenzo Giovanotti. Signora Buonall'acqua, lei? Signora, bevi in pace. Contessa, bevi l'acqua. Contessa, bevi l'acqua, mi scusi. A lei piace la musica? Voglio andare ad Alghero in compagnia di... No, 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 noi quella non la sappiamo. Forse era una canzonetta dei suoi tempi, ma la nostra prof è contro la schiavitù del cellulare e contro tutte le altre schiavitù. Ci ha fatto imparare Viva la libertà di Lorenzo Giovanotti. La conosce? No. Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Parola magica, mettila in pratica, senti che bella è quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, a mille rughe mai, sempre giovane. La cicatrici qua, ferita perdela, ma se ti tocca lei ti guarirà. Alla labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Andati via? Sì. Bene. Vada avanti con la sua storia. Mi racconti le sue cose belle. Devo premetterle che da ragazza rimase a lungo lontana dal mio amato, confinata in una casa di campagna, palazzolana a Timoline, vicino al lago di Iseo. Casa o palazzo? È una bella differenza. Casa? Palazzo? Che differenza fa se mancano le persone amate? I miei erano ormai morti tutti, tranne Guglielmo, il mio fratello più giovane. Sempre in giro come un'ava matta, sempre a comprare e a far progetti. Ma noi eravamo senza denaro ormai. Senza denaro con un palazzo. Lei non ci crederà, ma era proprio così. Le entrate non erano neanche sufficienti a pagare le imposte. Raccomandavo a Guglielmo la più stretta economia, ma era inutile. Tale quale mia mamma. Mio fratello si teneva due servi addirittura, mentre io avevo solo un'ane che mi faceva da servitore, cuoco e cocchiere. Due servi, il cuoco cocchiere, ma di cosa stiamo parlando? Se io potessi permettermi un cuoco, sarei il più amato della classe, ci scommetto. Figurarsi, guardi, me lo figuro benissimo. Forse noi siamo poveri in maniera un po' diversa dalla sua. È mia mamma che fa la badante nella casa degli altri, e da quando non ho saputo quei bulli là dentro, non ho più avuto un momento di pace. Non potete voi oggi neppure immaginare a quale condizione eravamo ridotti. Ogni temporale ci portava la disperazione nell'animo, per timore della grandine, perché se tale flagello fosse giunto, credo che ci saremmo visti portare via anche le terre dagli austriaci. Ecco cos'era lei, una proprietaria terriera, giusto? Lo ammetta. Io non sono proprietario di niente, neanche della cittadinanza, e sono nato qui, e parlo l'italiano come lei, che non sa neanche cosa significa nai. Ma è sicuro che sei italiano? È l'italiano di oggi, quello che si parla tra compagni di classe. Ce l'hai le nai? Sei figo. Non ce l'hai? Sei finto. Finto? Sì, finto, tarocco, straniero, un povero immigrato. Il mio amato era un povero esule immigrato e io non avevo nemmeno denaro per andarlo a trovare di nascosto, sempre che le autorità mi concedessero il passaporto. Ma scusi, non poteva fare qualche lavoretto? Io per esempio il fine settimana lavoro in pizzeria. Stavo sempre per conto mio. Ricamavo, la sera perdevo la vista sui debiti. Pensi che mi ero messa ad allevare bachi da seta per guadagnare qualcosa con le gallette.
Bisognava nutrirli, sorvegliarli. Ecco, brava. Non so bene cosa siano sti bachi, ma è lo stesso, non me lo spieghi. Ci siamo capiti. Quando si lavora, non si pensa. Sicuramente mi giudicavano un originale o una misantropa, ma io non potevo nemmeno figurarmi di variarla, la mia vita. Ah, in questo siamo uguali. Due topi sotto una scodella. Dopule una mudanda. Eppure allora pensavo alla solitudine come un gran refrigerio dell'anima afflitta. La società opprime. La società reprime. Io però la vorrei almeno un'amica. Ed ecco le cose belle a cui pensavo io. Il mio pensiero volava a un'altra solitudine, quella che avrebbero goduto le nostre anime unite. Nostre? La sua e quello del suo Peppino. Come bella mi immaginavo allora la vita, sempre insieme. Io la volerò e tu mi leggerai le tue memorie garibaldine. La solita divisione del lavoro. E la in piedi. E l'usentà. E ci guarderemo e ci baceremo. Poi andremo a passeggiare, passeremo delle ore sedute alla spiaggia del mare a guardare il tramonto del sole. Poi vi passeremo un'intera notte, di quanta poesia si fasceranno le nostre anime. La faccenda si fa un canto, il ricchino di un peppino. Avremo una casetta ben pulita, un giardinetto. Lasceremo che pochi occhi profani entrino nel santuario della nostra felicità. Felicità. E la pioggia che scende dietro le tende la felicità. È una spiaggia di notte, non da che parte la felicità. E aspettare l'aurora portando ancora la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Come un pensiero che sa di felicità. Prendetemi in giro. Io così mi consolavo. Mi sembrava un buon metodo anche in questo vostro mondo di Prego, io mi trovo bene qui a piedi in questa scuola pubblica italiana. Mi sembra ancora questo.
sì, quanto sarà un bidello. Sto paese, e promette la quota 100. Allora una se fa quattro conti, la pensa che anche a parella se arriva il momento di sponsar. Stufa agra, decora che grido e puteletti in ritardo, col sangue dal naso. Di grazia, cosa sarebbe la quota 100? Quel che serviva il Bisea a andare in pensione. In pensione? Ce lo dico in italiano, in pensione. Stare a casa, dopo aver lavorato tanti anni, finalmente, ma con un assegno mensile. Ah, però, che bella pensata la pensione. Non c'era nei tempi. Una specie di assicurazione per una vecchiaia serena. Proprio così. E visto che par che Mino possa mi andare, sarà lei, cara la mia contessa Ciacolona, l'assicurazione per la mia vecchiaia serena. Prego? La vedrà, la vedrà. Comunque lì la mia bella pensata. D'altronde, se non che penso mi, mi tocca sta qua altri 10 anni nella sua splendida scuola pubblica italiana, che alla fine son me che la fa sosplenda, con l'otto de gobbio a lustrare i pavimenti. La prego, non regga il mio cuore nuovi dolori, indescrivibili, immensi. Signor, dei libere male, la vada che invece ti scontata il coltello che tu riscalda. La sera in cantina, in mezzo ai rati e le tirarine. Ma non ho già sofferto abbastanza, ma per niente io non mi chiama lui. Ma la scusa, è la mia stavolta. La chiama il suo Peppino, vedemosene quell'angelo che la dice, perché è veramente suo. Peppino, Peppino, aiutami. È altro sprecato felicità. Sì, già. Ogni speranza è perduta. Te saluto. Rapito il ritratto della signora contessa Felicità, benefattrice della scuola, scritto con la Q. Per averlo in brio dovete pagare un riscatto di euro 40.000 40.000 euro da depositare entro 3 giorni nell'armadio dei vocabolari del primo piano. Non odio nessuno, ho bisogno di farlo se voglio vivere una vecchiaia serena. Badi, che non è uno scherzo. 40.000 euro, il ritratto. Mi si rintracci la responsabile della sicurezza, la professoressa Bruto. Avanti! Ecco, condotto! Legga qua! Ha letto? Sì! Cosa ne pensa? Non saprei! O meglio, uno studente! A giudicare dai gravi errori ortografici! Ma uno studente che pensa già alla vecchiaia sirena! Giusto!
Dobbiamo cercare tra i pensionati. Chi ha fatto domanda di pensione? Mi dire! Ma chi ha detto alla sicurezza è lei, è la sicurezza dei dati. Non sa che sono soggetti alla legge sulla privacy. Ci guarderò, ma certo non posso divulgarlo. Mi dia qualche altra bella idea. Allora piantoniamo l'armadietto dei vocabolari. Di sicuro, se il ladro passa di lì, vi darà un'occhiata furtiva. Lo sa benissimo che si insospettirebbe. E poi, non posso chiedere ulteriori ore al personale. Ho appena finito di sistemare i turni di questo mese. Chi fa il diurno, chi il serale. È stato un patto e non ci metto mani, neanche morto. Allora metto la telecamera nascosta. Ma con quale denaro? Con quale denaro? Allora convochi il consiglio d'istituto. L'intero consiglio d'istituto. Allora guardi, la telecamera non resterà nascosta per molto. Diciamo che potrei convocare la giunta esecutiva del consiglio d'istituto. Potrebbe convocare la giunta esecutiva del consiglio d'istituto. Grazie, e mi scusi se l'ho disturbata. E mi raccomando. Conti su di me. E per la bevi l'acqua, acqua in bocca. Fuori! Buongiorno cari genitori, buongiorno, accomodatevi. Ecco. Vi presento la professoressa Luna Fantasia. Buongiorno, buongiorno. Il nostro dottore responsabile amministrativo, il dottore Antonio. Consolito. Piacere. E il nostro responsabile ATA, il signor Cristian. Buongiorno. Ecco, miei cari genitori, vi ho convocato di urgenza perché ho ricevuto questa. Robe da matti! Fino a che punto? Fino a che punto arrivano i vostri mocciosi? I nostri mocciosi? Ma come si permette? Come fa a dirlo, eh? Ma ci sono dei sospetti? Potrebbe convocare i rappresentanti di classe. Ma è impazzito! Vuole che i nostri ragazzi rimangano traumatizzati tutta la vita! Che si sognino ricatti e lettere anonime nelle loro notti innocenti! Ma se non sanno neanche che cosa sono i ricatti! Su questo avrei seri dubbi! Per favore, signori! Non credo che siano stati ragazzi, ma brancolo nel buio e nella povertà. Ecco appunto, tutto il fondo d'istituto è già stato assegnato ai progetti approvati per quest'anno. Rimangono alcuni denari per qualche sportello help, almeno che non li facciamo pagare, sti recuperi. Beh, in effetti, se non studiano, io li punirei. Sorvegliare e punire? È questo quello che offre sta scuola? Ma cambiate le nome invece che palazzo, chiamatela, che ne so, prigione dell'acqua. Signori, non facciamo poesia. In effetti, a parer mio, la contessa si trova ancora incarcerata in qualche affratto di questo vetusto edificio. Ho visionato personalmente la telecamera al cancello sul retro e nessuno, e sottolineo nessuno, è uscito portando fuori il ritratto. Conoscete la leggenda del castello Bevilacqua e del suo fantasma? Cosa c'entra, scusi? È la leggenda della carrozza d'oro. Si racconta che la contessa Felicita, prima di morire, fece seppellire sotto le mura del castello una carrozza piena d'oro e di gioielli. E nonostante i lavori di restauro, nessun indizio è stato trovato. Però... è affascinata? E cosa intende? Organizzare una campagna di scavo per recuperare preziosi e con quelli pagare di scatto? Ma fatemi il piacere! Magari il ritratto è stato trafugato proprio con quella carrozza guidata dal fantasma del conte Alessandro, le cui ceneri furono sparse al vento dai soldati croati nel 1848, quando assediarono e bruciarono il castello dove stavano i patrioti insorti. Le sue solite fantasie, professoressa. Procediamo e teniamo i piedi per terra. Non sono le mie fantasie.
si ricordi che il fantasma del conte Alessandro vaga ancora per il castello e lo protegge dai mali intenzionati. La sua voce si sente ancora nel giardino pensile, pensile, pensile. E il suo potere magari giunge fino a qui per proteggere la sua stirpe. Pensi che ci sono ancora ben due passaggi segreti? Io cambio scuola. No, no, resti lei per piacere. Magari la contessa è davvero tornata a casa, rapita dal fantasma, i visi diretti alle telecamere del cancello. Concretezza, signori, concretezza! Questa è una scuola per ragionieri. Basta con i castelli. I castelli per aria, intendo. E cosa facciamo allora? Lei, per favore, non riporti questa conversazione nel verbal, parola per parola, come suo solito fare. Vabbè, se lo dice lei, ma il punto rimane. Cosa facciamo? Potremmo mettere del denaro come richiesto nell'armadio, ma piazzando una telecamera nascosta. Giusto! Ma l'ho detto io! E con quali soldi? Li potremmo togliere da qualche progetto. Ma quale progetto? Quale? Il progetto teatro! Ma no! No, per me va bene. No, proprio quello che fa sognare di più. Se proprio, togliamo la telecamera del cancello e la mettiamo nell'armadio. Tanto quei fantasmi si è rivelata inutile. Il progetto teatro costa tantissimo. Non è vero! E genera mostri. Guardi come si è ridotta lei. Per pensare che era una professoressa così brava. Guardi che nemmeno gli scienziati senza immaginazione vanno tanto lontano. È l'economia che sostiene tutto il mondo. Se lo deve mettere in testa una buona volta. Educare alla bellezza. Ne ho abbastanza! Niente si fa senza denaro. E il progetto teatro costa tanto. Non è vero! Fine della discussione. Avvisi i suoi attori. Miei cari genitori, vi chiedo scusa. Accomodatevi, accomodatevi pure. Grazie per il vostro intervento. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. E auguriamoci di prendere il fantasma formaggino da trasformare su panino. Il rapinatore! E adesso fuori, altrimenti libero Pluto. Cioè, ma non sono uguale a Brad Pitt adesso. Ma è sala, come lo chiamiamo adesso? Allora, tutti quanti. Ciao. Come va? Bene. Tutto bene? Le vacanze? E dov'è la prof? E dov'è il copione? Io ce l'ho. Dov'è Amamip? E il prof Rocca? Ah, quello sta facendo sicuramente il riposino. Ciao. Ciao. Eccomi, eccomi. Ciao a tutti. Perché non ha il suo solito sorriso? Che succede? Ho brutte notizie. Brutte come? Brutte o bruttine? Brutte brutte. Cioè? Hanno cancellato il progetto teatro. Cosa? E perché, scusa? È stato rubato il ritratto della contessa Felicita e devono pagare il riscatto. Intendono davvero pagare dei soldi per quella vecchia foto? Ma sono veramente lì senza giudizio. Però un ricatto è una brutta cosa, eh? Sì, però un ricatto con riscatto. Inoltre vogliono piazzare una telecamera nascosta per cogliere il ladro in flagrante. Dove? Ma questo non te lo posso dire, se no non è più nascosta. Le telecamerine costano molto. Esatto, e quindi devono tagliare delle spese. E proprio noi ci dovevano tagliare? Che siamo i più simpatici. Madonna, stra simpatici. Comunque ragazzi, vi ho portato delle pastine, così ci salutiamo con dolcezza. Eccole qua. Siete proprio delle bestioline. Dietro tu e una? Vieni. No, ma comunque io senza di voi, senza teatro, io non posso vivere. Grazie, amo. Anch'io. Non vado io. Perfino io, con tutto quel che mi avete fatto tribolare l'anno scorso. Parla lentamente, alta la voce. Dobbiamo inventarci qualcosa. Cantiamo. Maledetta la sia questa storia che mi ha dato sì tanto dolore.
più. Non si fa più. Dai, dai, non scherziamo, proposte concrete. Siete il gruppo teatrale più indisciplinato che abbia mai diretto. Ma le idee non vi mancano, o sbaglio? Siccome in un certo senso è colpa della contessa, cantiamo contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, ma le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non statelo a sentire, è uno che vuole soltanto dormire. Tradire. Ha ragione la prof, bisogna ribellarsi. Sì, ma per quest'anno niente spettacolo. Pagare un tecnico audio e luci e l'affitto del teatro costa troppo. Ma senza spettacolo che ciuccio c'è, no? Avete visto il film su Freddie Mercury? Show my God! Per uno stupido ritratto dobbiamo rinunciare allo show. Beh, non era così stupido. Intanto era di una donna e di una donna generosa. La contessa. Sedento! No! Che ti impegniamo politicamente. Eccola, è la passionaria. Beh, era alle prese come tutte le donne con i pressanti problemi del quotidiano. Badare alla famiglia, curare i malati, pensare a maritare il fratello prima di pensare a se stessa, come aveva promesso a sua madre sul letto di morte. E far pagare i conti sempre in rosso. E mentre il fratello frequentava teatri, caffè e sale da gioco, lei tribunali, banche e batti la seta per salvare il patrimonio. Per mandare i soldi agli esuli, allestire ospedali da campo, ricoverare gli ammalati. E costituire comitati femminili per fare le bende per i garibaldini feriti. Chissà se i suoi parenti erano veramente contenti. Che sposasse un ribelle, poi. Meridionale. In effetti, unirsi con un meridionale al tempo era come mettersi a letto un lebbroso. Massimo D'Azeglio. Ma c'è di più. Nelle sue lettere d'amore non si sente tutto questo impegno. Piuttosto il sogno di una vita tranquilla, di due anime che si sono tanto aspettate e che ora vivono appagate l'una dell'altra. Ma è somoroso? Cosa risponde? Ma non so cosa risponde, ma so come fu la loro vita coniugale. Prima spedizione dei Mille e poi con l'Unità d'Italia lui viene nominato senatore del Regno. E per impegni politici vanno a Torino, Roma, Firenze, Venezia e lei sempre dietro. Chissà se Felicita è stata davvero felice poi. Magari invece di rifare il mondo voleva solo godersi il silenzio dell'alba, l'ora magica fatta di tutto e di niente. Il solito vostro romanticismo. Ricordate che Didone è potente regina finché sa reprimere ogni sentimento. Quando uccide l'amore di Enea è la tragedia. Beh, allora cosa si fa? Facciamo dei ritratti viventi. Cioè? Ogni giorno, nel corridoio dove era appena Felicita, andiamo in giro con delle cornici addosso. Solo delle cornici? Ma vai in sala. Poi almeno si renderanno conto che esistiamo. Che non possono cancellare cose così, con un colpo di spugna. A proposito, vi racconto una barzelletta. No, però. C'era una donna con un cane di nome Cose Così. Si stava cambiando nel camerino della spiaggia quando all'improvviso Cose Così scappa. Allora prende la prima cosa per coprirsi, che è una cornice. Va dal bagnino e gli chiede: scusi, per caso hai visto Cose Così? E il bagnino: di Cose Così ne ho viste molte, ma in cornice mai. Ma non possono cancellare proprio noi, che siamo il ciuccio della scuola. Il ciuccio? Sì, il ciuccio. Il sale della minestra. La benda sul ferito. I fiori sul balcone. Raccogliamo fondi e ci autofinanziamo. Sì, beh, però dobbiamo continuare, vero? Non possiamo farlo un giorno solo. Per scuotere le coscienze addormentate. E far immaginare soluzioni. Con belle cornici che girano in un corridoio. Ma dalle cornici diciamo cose. Cose tipo... Ma dai, sala, su! Le cose che poteva dire la contessa, o no? E non solo, cose di donne. Se che siamo donne, paura non abbiamo, a
ed affogarci ed annaspare per tornare a galla. E si vergognano di avere questo guaio e fingono di essere energiche e libere e camminano a passi fermi decise per la strada. Invece dovrebbero sentirsi libere e forti, come gli uomini, potersi occupare di politica, scrivere e fare le cose serie e importanti che ci sono al mondo. Se no il mondo non andrà mai avanti bene senza di loro. Magari si malinconiscono a occuparsi dei bambini o dei vecchi. O magari sanno che anche così ci si occupa del mondo. Va bene, ho capito. Allora cornice con dentro donne. Esseri delicati e preziosi. E io? Beh, tu, con quel bel sorriso nuovo, tu portaci delle rose. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, dedicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose portaci delle rose, nuove cose, ti diremo ancora un altro sì. Come ti chiami? Mi chiamo Wisława. Scrivo in polacco, ma per te faccio un'eccezione. Te la dico in italiano, se vuoi ascoltarmi. Va bene. Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa. Perdonami, speranza braccata, se a volte rido. Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d'acqua. Verità, non prestarmi troppa attenzione. Serietà, sii magnanima con me. Bellina. Però se vuoi te ne recito un'altra, che mi piace anche di più. Questa volta di un poeta italiano. Solo se è corta però. C'è gente che ci passa la vita, che smania di ferire. Dov'è il tallone? Gridano, dov'è il tallone? Quasi con metodo, sordi, applicati, caparvi, sapessero che disarmato il cuore, dove più la corazza è alta, tutta borchie e lastre, e come sotto è tenero l'istrice. Interessante. Mi chiamo Rosa Luxemburg. E chi sei? Sono una rivoluzionaria, amica di Lenin. Ah, però, da dove vieni? Io mi sento molto più a casa mia in un pezzetto di giardino, o in un campo, tra i calabroni e l'erba, che non ha un congresso di partito. A lei posso dire tutto ciò. Non chiuderà subito il tradimento del socialismo. Lei lo sa. Nonostante tutto, spero di morire sulle barricate, in una battaglia di strada o in carcere. Ma appartengo più alle mie cince allegre che ai compagni. Ho capito. E lei chi è? Mi chiamo Eleonora di Fonseca Pimentel. Che cognome! Ma è difficile con lei. Sembra una signora molto istruita. Sono stata semplicemente la cittadina Fonseca a Napoli nel 1799, anche se non vi ero nata. Che cosa vuole? Non lo so. Quando mai ho deciso io? Io non ho mai deciso niente. Il resto di niente. Ero una donna giornalista, sa? Dirigevo il Monitore,
la voce della Repubblica Partenopea. In realtà non desideravo che di essere felice. E quella collana? Mi hanno impiccata. Chi? I reazionari e l'ammiraglio Nelson. Mannaggia. E tu chi sei? Mafalda, no? Amo i Beatles e odio la minestra. La minestra sta all'infanzia come la dittatura alla democrazia. Però che fantasia. Mi piace la fantasia e non capisco perché gli adulti ne abbiano così poca. Da dove vieni? È importante? Mio papà lavora in ufficio, mia mamma è casalinga. Al giorno d'oggi è difficile essere originali, ma basta con le origini. D'ora in poi chieda. Dove vai? Dove vai? Cosa cerchi? Cosa cerchi? Che cosa vuoi fare? Se fosse per me, farei la pace. Venga, su, forza, cammini, forza. E lei chi è? Lei è l'autrice del vile ricatto. L'avete colta con le mani nel sacco? Ma quali mani? Quali sacco? Non ha letto il mio sguardo indagatore! E va bene, non me lo son più sentita, ho confessato. Ma aveva parlusa, allora, non si è volta la testa! Ma così, per buon cuore, senza un po' di spavento! Di suspense! Mi dischi la sera paschiatori, rimasti a piedi senza progetto. E me faceva di peccare. Lei è molto buona. Fuori sta un caso! La prima cosa sembra, forse, che l'abbia fatta sta quota 100! Ah. E allora qui le saluto tutti quanti e bacia la cunela! E seconda? La seconda, quando ho visto tutto sto casino, ho pensato, l'Emre è un ritratto solo, ciacolò, ma con la sua dignità, piuttosto di tutte queste donne che gira. Ma cosa da Dio da brontolà? Poche polemiche, banda de change, concretezza, ragionevia. Ma cosa fate? Dove state andando? Ma dalla contessa la felicità. La felicità? La felicità lo sconterà! Ciù! C'è pieno di polvere in questa scuola! E i bagni sono sempre chiusi! Guarda che ti rimetto dritto! Si appendetemi! Io sono una persona altolocata! La felicità! Cercatela anche voi! Continuamente! Anzi, mettetevi in cerca della felicità qui, ora! Perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo! Perché l'hanno data a tutti noi, ognuno la sua! Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli! Ce l'hanno data in dote, il regalo! Ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto! Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono! E molti di noi l'hanno nascosta così bene che non sanno più dove l'hanno messa, ma ce l'abbiamo! Ce l'avete! Guardate dentro tutti i ripostigli, gli scomparti della vostra anima! Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che avete dentro! È che ci vuole coraggio! Ma vedete che esce fuori! C'è la felicità! Provate a voltarvi di scatto! Magari la cogliete di sorpresa, ma è lì! Non date importanza a cose che non ne hanno! C'è un'ape che si posa su un bottone di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se qualche volta lei si dimentica di noi, noi non dobbiamo mai dimenticarci di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Magari più che cercarla dovremmo proteggerla, ma senza avere paura! Senza avere paura tutte le volte di morire! Ma di non cominciare mai a vivere davvero! Saltate dentro l'esistenza! Ora! Qui! Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più! È qui l'eternità! Dobbiamo dire di sì a questa vita! Dobbiamo dire un sì talmente pieno che sia capace di arginare tutti i no! Dire sì alle persone, alte o basse, belle o brutte! Bianche, gialle, nere e marroncine! Ma anche a quelle infelici però, perché diciamocelo, sta storia di essere sempre felici, che rottura!
Tanto alla fine abbiamo capito che non sappiamo niente, che non ci si capisce niente. E si capisce solo che c'è un gran mistero, che bisogna prendere com'è e lasciarlo stare. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti. E non si capisce come faccia. Ma come fa la resista? Come fa la dura così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito. La vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. E noi lo sentiamo. Lo sentiamo che da un momento all'altro può capitarci qualcosa di infinito. Allora a ognuno di noi non rimane che una cosa da fare. Cosa? Inchinarsi. Fare un inchino, ogni tanto, al mondo. Thank you.